E per rispondere a questa domanda, mi siedo un secondo che mi gira la testa. Inizio ad avere una certa. Ciao chitarristi, avete presente le chitarre Ibanez? Sicuramente sì, non hanno bisogno di presentazioni. Sono suonate da Steve Vai, Joe Satriani, Larry Basilio, Martin Miller, l'italianissimo Luca Mantovanelli, Andy Timmons, insomma tantissimi artisti di altissimo livello suonano queste chitarre. E, come è giusto che sia, anche le chitarre che suonano sono di altissimo livello. Ho provato di recente la Tim Henson ed era veramente spaziale. Il problema, come sempre su tutte le chitarre belle, è il prezzo. Però la cosa bella è che Ibanez non è come Gibson o Fender. E non intendo come qualità, un secondo. Mi riferisco a una filosofia ben precisa su come organizzare il catalogo. Allora, sicuramente è un casino perché le chitarre Ibanez hanno dei nomi che sembrano dei codici fiscali. Però andiamo un attimo oltre a questa cosa. Se si vuole una chitarra più economica marchiata Gibson, è difficilissimo scendere sotto i 1000 euro. E la stessa cosa possiamo dirla per Fender, che ok, hanno la serie Fender Player tra i 700 e 800 euro. Però, almeno a me, non sono mai piaciute. Le Fender Player invece sì, come avete visto anche qui sul canale, vi lascio il video qui sopra. Però comunque secondo me sarebbero dovute costare un pochino di meno. Se si vuole una chitarra come quella ma a prezzi decisamente contenuti, e intendo abbondantemente sotto i 500 euro, 200 euro, anche in casa Gibson non si trova niente, casa Fender non si trova niente. Infatti troviamo Epiphone e Squier come brand di riferimento di chitarre economiche dell'ecosistema Gibson e dell'ecosistema Fender. Vogliamo una Les Paul senza spendere un milione di euro, ma vogliamo qualcosa che sia coerente con Gibson, compreremo molto probabilmente una Epiphone. Stessa cosa, vogliamo una Stratocaster anni 60 perché ci piace un sacco suonare John Mayer, ma non abbiamo il budget per una Fender americana, oppure per la sua Signature, probabilmente la nostra scelta sarà una Classic Vibe 60 di Squier. E non c'è niente di male, eh? Attenzione. Sapete quanto io abbia apprezzato queste chitarre. Poi abbiamo comunque ancora differenze tra Epiphone e Squier, anche se entrambe sono sottomarche. Mentre Epiphone propone modelli da super economico fino a quasi 1000 euro, Squier, sopra una certa fascia di prezzo, non ci va. Abbiamo visto qui sul canale una delle Squier più costose di sempre, la fascia di prezzo è comunque contenuta, vi lascio il video qui sopra se volete vederla, anche perché ultimamente è calata di prezzo, quindi. Ed è un po' questo che intendo quando dico che Ibanez non è come Gibson o Fender. Avrete già sicuramente capito dove voglio arrivare. Vogliamo una chitarra Ibanez simile a quella di Steve Vai, ma vogliamo spendere poco? Non dobbiamo cercare un brand che sia sottomarca di Ibanez, perché è Ibanez stessa a proporre sul mercato diverse serie di chitarre a diversi budget. Propone dal super entry level fino al super mega hyper pro. In questo video voglio prendere due chitarre Ibanez entry level e proseguire un po' il discorso che abbiamo fatto negli anni qui sul canale. Se posso farlo è grazie ai ragazzi di Musical Store 2005 che mi inondano di chitarre ogni volta che io ho bisogno di qualcosa. E soprattutto voi che guardate video, perché se voi non guardate video, non lasciate like, non vi iscrivete, non commentate, non ordinate una pizza al salame piccante pensando a... Vi ricordate la Ibanez GRX40? Se non ve la ricordate, è lei. È una chitarra che qui sul canale abbiamo visto tante tante volte. L'abbiamo vista nel video delle migliori chitarre per iniziare. Ad oggi resta ancora una super valida alternativa. Ha vinto il premio del canale come miglior chitarra economica del 2022. L'abbiamo anche modificata ed è ancora ad oggi modificata, come potete vedere. E visto che tanti mi fate domande su questa chitarra, voglio rispondere a tutti. In questo video voglio darvi la dimostrazione con due chitarre di due fasce di prezzo leggermente diverse, ma comunque sempre accessibili, di quanto Ibanez nel suo ha comunque ragione. Una delle chitarre, come immaginate, è la GRX40 che ho fra le mie braccia ora, l'altra la scoprirete tra un attimissimo. Le cose che mi avete chiesto sono due. Una è, alla fine, quel cambio di pickup ne è valsa veramente la pena? Calcolate che sono costati di più i pickup della chitarra in quel video, ve lo lascio qui sopra, rispetto alla chitarra stessa. E nel video potete sentire tutte le differenze tra il prima e il dopo. Io lo considero un esperimento riuscito, perché la mia idea era quella di prendere una chitarra molto valida per iniziare, fare un upgrade di pickup e vedere quanto sarebbe cambiata, dando per scontato che il manico era a posto, i tasti andavano bene, le meccaniche funzionavano, il ponte pure. Alla fine sì, suona bene con i pickup nuovi, ma possiamo dire veramente che la qualità del suono sia cambiata? Secondo me non così tanto. Quindi il cambio di pickup alla fine sarebbe andato bene se avessi cercato un timbro diverso, ma non per renderla migliore come tanti credono. Quindi la risposta è no, secondo me non ne è valsa la pena, anche perché a me piacciono tanto anche i suoni moderni, e su un Ibanez stile super strat come questa i suoni moderni non sfigurano per niente. Alla fine i pickup originali suonavano bene, erano silenziosi, il giusto, il single coil un po' di rumore lo fa, e l'humbucker invece era bello rocchettaro e spingeva. La seconda cosa che mi chiedete sempre è:
ok la GRX 40, ma io dei single coil non me ne faccio niente. Cosa mi consigli? Allora, il mondo delle chitarre economiche è gigantesco, pieno di chitarre che funzionano bene e pieno di chitarre che funzionano meno bene, ma diciamo che con Ibanez abbiamo un po' una garanzia. Tendenzialmente tutte le chitarre che fanno sono curate il giusto per la fascia di prezzo in cui si trovano. E per rispondere a questa domanda, mi siedo un secondo che mi giro la testa, inizio ad avere una certa, mi sono fatto mandare un'altra Ibanez, ovvero la GRG 121, che è una chitarra che mi chiedete tantissimo da tantissimo tempo. A parte esteticamente, che con questa finitura, con il legno a vista bello opaco, con il legno un po' color naturale, è bellissima. Il manico è rifinito bene, i tasti sono posati bene, non sporgono, e la forma del manico in sé è molto più rotonda di quello che mi aspettavo. Pensavo di trovare un manico molto più piatto stile Ibanez RG, invece no, è bello rotondo, quindi mi piace. Non così tanto rotondo come magari una Gibson Les Paul, ma non è neanche piatto come la chitarra di Steve Vai. E questa chitarra, se uno vuole una chitarra Ibanez tipo la GRX 40, ma magari cerca un'alternativa che non abbia single coil, il budget poco sopra le GRX 40, la serie Joe di Ibanez spacca. Alzate la mano nei commenti se avete iniziato a suonare con una Ibanez Joe, oppure se l'avete presa e c'è l'emoji, giuro. Mentre la GRX 40 la vediamo un pochino più standard, questa si pone come una chitarra un pochino più direzionata verso il rock e il metal, che per una persona che non vuole single coil secondo me ci sta. Ma comunque, piccola chicca, con il selettore a 5 posizioni resta un sacco versatile, perché i pickup sono splittabili, però non c'è nessun push-pull interruttore, la chitarra fa tutto da sola in base alla posizione dei pickup. In più, esteticamente non ci sono i single coil, quindi tipo per i chitarristi come me, per cui il single coil centrale è un ingombro, a me non è mai proprio piaciuto, ma come feeling, non come suono, ecco, è perfetta. Abbiamo un humbucker, nella posizione 2 abbiamo i due single coil che funzionano insieme, quindi diventa un pochino più stile tele. Al centro abbiamo i due humbucker insieme, nella posizione 4 abbiamo solo il single coil al manico, quindi molto più stile strato, e poi abbiamo l'humbucker pieno al manico, e qua diventa molto stile humbucker al manico Les Paul. Vi faccio sentire tutte le posizioni adesso, voi mi dite qual è la vostra preferita e vi metto anche lo schemino con quale pickup sta funzionando, così è tutto più chiaro. Tra l'altro questa chitarra l'ho scelta anche perché ha il ponte fisso, cosa che su una chitarra molto economica per me è meglio del ponte mobile. Non perché i ponti mobili sulle chitarre economiche facciano proprio schifissimo, però col ponte fisso è solo più difficile creare casini, per un principiante soprattutto, meglio così, no? Se uno proprio vuole la leva, allora ci sono altre chitarre, sempre Ibanez, tipo la GRX 40. Quindi avete capito perché Ibanez non è come Gibson? A voi piace di più questa cosa oppure preferite avere un marchio che sia un'icona? Cioè, parlando di Gibson, mai vi verrà
verranno in mente chitarre da 300 euro. Con Ibanez questa cosa non succede assolutamente. Per me è un vantaggio, perché si inizia a fidelizzare con un marchio i chitarristi fin dai primi passi. Difficilmente un chitarrista che inizia a suonare con una Ibanez poi cambia completamente. Cioè, comprando poi Ibanez da 600-700 euro, si ha un upgrade qualitativo enorme. Mi vengono in mente le Ibanez Quest che costano sui 900 euro, 1000. Sono folli quelle chitarre. Poi ci sono le Ibanez AZ che sono rifinite da paura. Abbiamo anche visto le Ibanez AZ e S, che sono le versioni essential, quindi economiche, delle AZ, che possiamo definire praticamente la GRX 40 e questa insieme. Vi lascio il video qui sopra, così se volete vederla vi togliete anche quello sfizio. Voi ditemi qui sotto nei commenti se siete più in linea con la filosofia di Gibson, quindi avere un marchio separato per le chitarre economiche, oppure filosofia Ibanez, cioè offriamo lo stesso marchio, con ovviamente dei compromessi a budget più bassi, però sempre Ibanez, anche se siamo consapevoli che le chitarre vengono prodotte poi in modi diversi, in posti diversi, eccetera eccetera. Se siete d'accordo con me, lasciate un bel like al video, iscrivetevi al canale e poi, mi raccomando, in descrizione trovate i link di tutte le chitarre che avete visto in questo video, che sono due, che sono qui grazie ai ragazzi di Musicastore 2005, come tante altre volte. Super super, finite voi la frase.